sentito gente che non ha dormito. Sì. Di prima mattina così. Premottina prima di partire. La prima mattina è un po' devastante perché nessuno ha problemi. Vedi, vedi cosa succede a non dormire, vedi così. Siamo appena stati ricordati. Almeno io non ho dormito, ma come tanti, ma neanche sull'aereo eravamo da 24 ore svegli, è stato un po' traumatico. Io ho dormito benissimo, 10 ore svegliate, sono svenuta. Allora iniziamo col vlog. Il vlog lo scrive la macchina numero 1. Chi è nella macchina numero 1 che fa il viaggio scriverà il blog la sera. Macchina numero 1, gli equipaggi, tranne ieri sera e quando rientreremo a San Francisco in aeroporto, cambiamo sempre. Quindi ogni volta che si fa benzina, voi scendete dalla macchina dove siete e andate in un'altra macchina. Anche il fatto della prima macchina che decideva, cioè che ogni giorno decide l'itinerario, quindi è a sorpresa per tutti perché si decide il giorno stesso. E la macchina 1 decide la giornata. Se la macchina 1 si vuole fermare, vuole andare in un altro posto, vuole quello che vuole. Quello che fa la macchina numero 1 è ok. E quindi tutti dobbiamo seguire la macchina numero 1 anche in caso di morte. Sì, indipendentemente da quello che succede. Sono finito e oltre. Bisogna rispettare la macchina numero 1. Questa è la radio. La radio è fatta di due cose, una è la radio, l'altra è il caricaradio. Bip, bip e si accende. Ok? Tu fai la valletta con un'altra radio? Bravo. Ale fa la valletta. Mi sono depilato. E parte la macchina 1 a fare il check e successivamente bisogna contare fino a 9. Non è facile. Non è per niente. Dicendo anche il nome. È la parte più difficile. Quindi semplicemente dobbiamo contare da 1 a 9. Quella è complicata. Sarà una cosa difficilissima, però scommettiamo. Noi, perché lo stavamo dando un po' di difficoltà. Qui attaccavamo i nomi e gli adesivi alle macchine, perché ogni macchina, oltre ad avere un numero, ha anche il nome. La vera peli scritta per la nostra tecnica. No! Devi tenerlo sotto, aspetta, sotto in su, il problema. È stata una sfida, ma sono stati bravissimi. Sono stati molto bravi. Noi, perché te lo stanno dando un po' di difficoltà. Ti mancano pure le altre due. Due. Questa qua sopra. No! Primo check. Cioè terzo. E quindi sei riuscito a contare da 1 a 9 nel primo check? No. Primo. Questo sì. Infatti godetevi questo check perché è stato il più bello. Registrando lo rifacciamo. Enterprise 1. Adesso ciao. C'è il tuo più... Ciao. C'è il rimo nemico. Le scale. Ce la faremo. Tantissime scale. Quante scale erano? Non le ho contate, ma erano tante. Qua... Ma non c'è l'ascensore! Metti con la salsiccia dentro lo zaino. Potremmo. Con hamburgerini. Brave! C'è quattro panini totali. Potremmo. Brave! Per la merenda, che poi ho mangiato di pomeriggio, perché è giusto prendere dalla colazione la merenda. È giustissimo. Panini con salsiccia, hamburgerini. Giusto e sacrosanto. Sì. Ah, sì. Che bello. Cioè, il sogno di qualsiasi ottantenne. Esatto. È la panchina e vedi che lavorano. Dai, raga, cioè, è fantastico. L'ultimo che arriva in cima paga da bere per tutta la vacanza. Madonna. No, cazzo, la pago io. C'era, tipo, quando, dove siamo arrivati noi, al teatro, c'era un cartello scritto tra alti 30 gradini. Cioè è finita, c'è la cima e c'è un contabattiti, vediamo quanto stai muovendo. A me no, così bello. Ah? Fa fiato così. Fa fiato. Aspetta. Firmare un contratto multimilionario di questo bellissimo anfiteatro che stiamo ristrutturando. E abbiamo firmato questo contratto assieme. Abbiamo fatto una foto prima per proprio inaugurare questo momento nel tempo. Qui sognavamo di esibirci tutti su quel palco, perché effettivamente è molto figo, molto figo. Vabbè, da lontano non ci sono mai andata sulla neve. Quindi è la tua prima volta con la neve? Sì. Ma perché io non ho mai visto, cioè,
l'ho vista ma non è vera la neve. In realtà ci ho andata una volta sola piccola, perché da Palermo da me non nevica. E quindi vedere la neve in America, cioè, un'esperienza unica. Vai, guarda la sua faccia quando tocca la neve. Guarda, guarda quando la tocca. Guarda che faccia. È super. No, però. È molto bellissimo. Ti metto il giglio. Guarda quanta neve. Sì, la bellissima. Infatti mentre guidavo ero estasiata dalla neve intorno. Anche perché lì ci sono effettivamente paesaggi stupendi, che sono, si vede che è America, nel senso è totalmente diverso da lì. Come se fosse in America. Esatto. Una sensazione strana. Visto della fine, però questo è un altro momento epico della mia vita. Siamo andati sul lago ghiacciato. Adesso possiamo cercare anche questa esperienza. Sì. Vieni qui che ti prendo. No. Quanto è sportissimo. Oh, oh, oh. C'è la prima, c'è la. Se stai fermo ti muove. No. Voglio fare il pinguino, aspetta. Posso lanciarmi? Un altro strano, c'era uno che pescava nel lago. Infatti siamo giustamente andati da quello che pescava nel lago. Hai disturbato. Ha disturbato. Anzi, aspetta che vengo io dopo. Ho chiesto in prestito quello per fare i buchi, che non so come si chiama. La trivella. Un buco. La trivella. Abbiamo deciso di fare un buco anche noi. Perché mi sembra giusto andare sul lago ghiacciato e fare un buco. Facciamo una grigia. È infinita. Chi era che scivola troppo? Aspetta, tu stai fermo. Tanto era spessissimo il ghiaccio. Ma secondo me è male, perché... No, ma secondo me è più di mezzo metro. Esca a mani nude. Perso! Questo potrebbe essere una cosa molto divertente. Se solo. Però è andato un. È uscito il braccio. Che Mario voleva partecipare, però gli è uscito alla spalla. Cioè, ha detto gli è uscito il braccio, però che ma stava scherzando. Sì, è stato un po' difficile in realtà capire. Però in realtà era vero. E adesso qualcuno dove stiamo andando? Stiamo andando in clinica perché qualcuno ha deciso di cadere male. Raga, è finita che siamo andati in clinica, abbiamo aspettato un sacco di ore. Ed è arrivata anche la polizia. È andata la polizia perché abbiamo deciso di giocare a palle di neve davanti alla clinica. E una paziente ha un po' frainteso nella situazione. Invece come si fa a passare da zero neve nella vita a neve più un lago ghiacciato? È bellissimo! Penso sia tutto un altro mondo, cioè proprio boh, io non so dove ho vissuto fino ad ora, cioè non so perché. In Sicilia hai vissuto fino ad ora. Eh sì. Potremmo fare un video di questa cosa, del malcapitato. Siamo qui a Denver, siamo qui in una clinica, a 30 metri, da un, no, 30, sì, no, minuti, da un bellissimo lago ghiacciato, ok, dove sono scivolato con una peracotta e la mia spalla ha deciso bene di uscire. E adesso siamo in attesa delle nostre. Sono stati momenti intensi. Intensi, molto intensi, soprattutto da questo lato. Esatto, però abbiamo fatto i raggi. Sì, e ora aspettiamo, però va molto 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 meglio. Ci siamo.